Oggi è il primo giorno di deserto per i nostri ragazzi, da qui in poi perderemo il contatto con la realtà, permettetemi questo termine, ovviamente tra virgolette i cellulari non prenderanno più e da qui in poi insomma un bel 7 giorni di puro deserto. Comincia il nostro grande erg, Alessietto. Certo che sì, oggi è la giornata quella bella. Special Edition, perché? Special Edition perché quest'anno si è riusciti a farci dare i permessi per fare un'edizione speciale, mentre gli altri anni l'obiettivo era il lago d'Aina Wadet e giocavamo per arrivarci, questa volta passiamo facendo un giro molto più a sud, che sarà molto più interessante e un po' più viaggio. Quanta esperienza, quanti viaggi? Parecchi viaggi in parecchie nazioni, quasi sempre accompagnato dalla moglie, questa volta è rimasta a casa. Parliamo anche del mezzo con cui Armando ci porta in giro. Un mezzo attempato perché è del 93, a volte ritorna legato con il fil di ferro e a volte ritorna normalmente come tutti i viaggi. E quanta sabbia ha mangiato questo mezzo? Pane e sabbia tanta. We'll be right back.
Armando, abbiamo un po' di aria condizionata, fai da te, ho visto. Sì. Idea nata come? Sempre qua nel deserto con le giornate di Abba. Ma ascoltami, nella tua macchina troneggio una frase importante. La vuoi citare te? Io l'ho ripresa prima. La vita è un viaggio. Viaggiare e vivere due volte. Andiamo Alessietto! Molto molto bene, prima giornata come da copione, con le sue lentezze e le sue velocità improvvise. A quanti chilometri siamo dal bivacco? Stiamo arrivando a 22 e mezzo. Tutto costante, regolare? Tutto sempre perfetto. Più lontani, e vai! Sono circa 3 ore che siamo a 22 e mezzo, pur camminando sempre. Giriamo intorno al bivacco. Allora, il tempo è stato bellissimo e un vento leggero da ovest dove tramonta il sole, adesso è stata una danza. I ragazzi sono stati bravissimi.